Ciao ragazzi, benvenuti in questo canale. Andiamo avanti con la nostra scalata contro Eucassi, che giustamente da buon francese gioca a francese. Siamo di 4 e questa volta proviamo la variante con cavallo C3, che è la variante classica, penso che si chiami classica, con cavallo F6. L'alternativa del nero è giocare alfiere B4, che forse è un filo più popolare, in realtà non lo so. Comunque, qua la mossa giusta, non penso ce ne siano tante altre di sensate, E5. Ah, alfiere G5 ovviamente, è la principale alternativa. Cavallo FD7, F4. Quindi il bianco si espande sul lato di re, cavallo F3. Ecco, questa è una di quelle che veramente non ho mai giocato. Penso di aver giocato una buona fetta di varianti sulla francese, ma questa non mi è mai capitata. Penso che fino ad ora stiamo giocando le mosse giuste. Adesso credo donna B6, ma anche qua non sono sicuro. Però c'è una linea in cui si gioca donna B6, donna D2 si può mangiare? No, non lo so. Donna A5 mi sa da una cosa che potrebbe essere giusta, quindi donna D2 mi pare legittima. Quindi la donna si sviluppa, schiodiamo il povero cavallo, C4. Ok, quindi il nero chiude completamente la posizione. Ma in teoria non dovrebbe essere un grosso problema per me, ma immagino che l'alfiere andrà in E2, andrà per ora, la posizione è chiusissima, quindi non ci sono grandi prospettive per i nostri alfieri. Arrocco B4, ok, il nero è vero che sta andando molto avanti sul lato di donna, ma è anche vero che sta trascurando completamente lo sviluppo. Cavallo in D1, ok, non sarà un cavallo fantastico, ma si riciclerà in F2, bello sereno. Io sto accumulando pezzi in questo lato della scacchiera, per intenderci, e al momento giusto probabilmente la spinta per cercare di fare qualcosa al centro è proprio F5, e quando arriverà e farà malissimo al nostro Eucassi. Da questa parte, ok, il nero è molto avanti, ma per concretizzare ci vogliono molti più pezzi, devono succedere ancora molte cose. Penso di essere al sicuro qua. B3 potrebbe essere un'idea, ma non so, anche C3 per dire. È vero che può mangiare questo pedone in A2, ma è arrivato con un pedone in A2 e basta. E non riuscirà mai più a fare nulla sul lato di donna. Tra l'altro su B3 ci sono anche alternative, posso mangiare banalmente. L'unica cosa che non posso. Beh, cosa che non posso fare è mangiare di A, se no perdo la torre. Però tra l'altro su B3 posso cambiare le donne e poi mangiare di A attaccando il cavallo, quindi no, è proprio una mossa impossibile. Cavallo B6, scusate la dislessia di oggi, non so cosa succeda. Cavallo B6, un'altra mossa che ancora una volta non sviluppa pezzi, perché non sta sviluppando pezzi. E continua a spingere sul lato di donna. Ok, può essere considerato anche abbastanza aggressivo come modo di giocare, ma non è troppo sano. La posizione è chiusissima, quindi si possono perdere dei tempi, ma fino a un certo punto. Allora, io questa cosa qua voglio fare, no? Quindi come faccio a realizzare questa spinta? Non sarebbe male mettere un cavallo in E3, ad esempio. Questo cavallo qua starebbe molto bene. Quindi giochiamo alfiere F2. Alfiere F2. Anche in qualche modo. Vedete, cavallo A4, ma cavallo A4 ancora una volta non minaccia granché. Ok, su cavallo E3 perdo il pedone B, ma C3 è il momento di cercare di chiudere un po', giusto per consolidare un po' la struttura. Ora direi che la presa è la mossa principale, ma potrebbe
Forse può anche stare fermo, giocare torre B8 così. Stia giocando... Comunque in modo rischioso ma sensato. Ancora non sono riuscito a fare F5. Ho 25 secondi. Male. Cavallo B6. Ok, questo non mi fa impazzire. Posso proseguire col mio piano. Giocare cavallo E3 e successivamente sperare di aprire qualcosa sul lato di re, anche perché mi piacerebbe punire un comportamento di questo tipo, ma devo pazientare ancora un po'. Giocando in maniera un po' scialba. Potrebbe fare qualcosa di meglio. Comunque, presa. Cavallo A4, torna il nostro uomo. Ok, a questo punto posso difendere anche di torre, penso. Ok, torre B8, esatto. Questo ingresso sembra interessante. Okay, facciamo torre C2. Ci consolidiamo sul lato di donna. Non vedo mosse clamorosamente forti. E ora... G4, F5. Perché, cavoli, ancora su F5 mangia e non so bene cosa fare. Che palle. Ok, A6 è una mossa inutile. Quindi G4, cavallo A7, F5. E siamo arrivati. Ok, lui dice, anche io sono arrivato. Mettiamoci passivi al fiore 1. Difesa di questo. Forse può mangiarlo, questo. Non è detto... Vabbè, senti, io ti do la qualità. Tutti sti sforzi per una qualità, non ho capito io. Cavallo G5, mangiatela e prenditi matto. Cavallo per C2. Facciamo donna per C2. E la donna dove pensavi di metterla, Ale? Vabbè, facciamo donna di 1. Se mangia questo, è un problema. È un problema forse per lui, però. Donna 4 sembra violenta. Ok, a scacco. Forse la posizione persa qua. Che palle, perdo sempre. Cioè, ho sempre posizione persa. Poi in qualche modo la si sfanga sempre. Potrebbe essere la seconda sconfitta del canale questa. Ma lui ha giocato in maniera molto interessante. Vediamo, sta anche pensando qui. Scacco. Qua è complicata anche per lui, È molto complicata per lui. 3 secondi. Devo mangiare questo, suppongo. Minaccio matto, forse. Più o meno matto. Non so se sia matto. Ok. Sfangata male. Questa me la sono vista veramente, veramente brutta. La posizione è persa, dice il motore, ma con donna per D4. Se ciao. Donna per D4 è una mossa impossibile. Deve permettere donna D6 e vedere che non c'è niente dopo. Non pulitissima. Va bene, comunque strano che... Non so, c'è stato qualcosa che non è girato. Proprio la mia conoscenza nulla della variante, probabilmente. Probabilmente non ha aiutato. DM Inc. dalla Bielorussia si gioca su D4 e D5. Ok, questo qua, ragazzi, tipico errore tra i miei allievi. Proprio è pieno di queste mosse. Ma cavallo F6 è una mossa sbagliata, una mossa inferiore. Perché dopo... Adesso qualcuno dirà, sbagliata, l'ha giocata anche Dubov. Ok, non è una mossa buona, cavallo F6. Perché il bianco mangia in D5, questa è la risposta migliore. E cosa succede? Che dopo cavallo per D5 il bianco può conquistare il centro con guadagno di tempo e la posizione è già di grande vantaggio, secondo me, per il bianco. Tra l'altro su cavallo B4 forse perde immediatamente, bisogna vedere tipo donna 4 scacco è un doppio, no? Però quando si attacca il cavallo in B4 con questo doppio, il cavallo spesso può tornare. Oppure in questo caso può anche giocare cavallo C6. Il problema per lui è che dopo D5 attacca un pezzo inchiodato. Quindi non penso che abbia grandi risposte contro questo tatticismo. Quindi donna A4. E su cavallo C6 D5. Tanto cavallo C2
c'è ancora la donna che tiene questa minaccia. Su cavallo c6 d5. Su b5 naturalmente mangio di alfiere, perché se mangio di donna c'è cavallo c2. Quindi, ok, non sono totalmente convinto che sta roba sia vincente per il bianco, ma non vedo un vero antidoto. Quindi, per ora, cosa che potrebbe fare? Potrebbe anche abbandonare, forse. Alfiere g4, ma non serve a nulla alfiere g4. D1 è controllata dalla donna. Ok, vedete che prova a fare b5, perché se mangio di donna c'è c2 sotto, ma mangio di alfiere, naturalmente. Tra l'altro sviluppo i pezzi e ora sono più tranquillo. Ora minaccio c6 addirittura con l'alfiere, quindi proprio serena. Ok, ora mangio qua. Oddio, forse potrei anche fare a trema. Questo, alfiere g4 unica, se no perde un altro pezzo. Alfiere g4 adesso se mangio mi prendo matto. Ma su alfiere g4 penso di guadagnare comunque materiale dopo f3 o... mosse di questo tipo. Oddio, allora alfiere g4, f3, cavallo d3, alfiere per d3, donna per d3, f per g4. Veramente non ha neanche uno scacco qua, che ridere. Non può darmi neanche uno scacco, bellissimo. Quindi posso veramente mangiarmi il secondo pezzo e vincere facilmente. Altre cose da vedere, vediamo. Altre mosse non ci sono, perché mangio l'alfiere con scacco, se no. Anche su A6 io mangio sempre l'alfiere con scacco. Quindi alfiere G4, F3 per parare il matto. E il matto che arriverebbe dopo donna per B4. Ora su alfiere H5 posso serenamente mangiare il cavallo, perché il matto in D1 non c'è più. Bene, ora donna D2, cambiamo le donne e tanti saluti, è stato bellissimo. Re D8, questa non funziona perché c'è F6, quindi sviluppiamo i pezzi, difendiamo there. Qua lui sta minacciando l'alfiere, perché sta inchiodando questo cavallo. Quindi vabbè, alfiere A4. Se possiamo tenere i pezzi, teniamoli. F5... Se ripensiamo al discorso di prima, che su alfiere G5, F6, ora alfiere F6 non c'è più, c'è alfiere E7, l'unica mossa rimasta. Possiamo fare un po' i furbi qua. Chi se ne frega, cambiamo i pezzi e basta. Presa, arrocco lungo e tutti a casa. Sì, non c'è molto da fare qua. Due cavalli in più. Cavallo E2. Tiriamo fuori gli ultimi rimasti. Poretti che sono rimasti a casa. Cavallo C3. Torre 1. Belli. Boh. Ok. Ci sta a livello 1300, 1200, non abbandonare. Però questa è proprio una posizione abbastanza semplice. Cavallo D5 scacco, vediamo se capitano dei matti artistici. Mangiamo un po' di pedoni. Torniamo qua. Perché tipo, cavallo G5 ancora non è matto, per un soffio. Vabbè. Facciamo così, va. Ah, re 8, re 6.
mangio questa. Che fatica. Ok. Non so se ci fosse un matto prima. Non mi sembra di averlo visto. Però potrebbe anche essere. Vediamo se il computer lo vede. Cavallo G5. Forse al posto di cavallo per C7. No. Nope. Niente. Va bene, dai. È tutto per queste blitz. Siamo arrivati a 1312. E arriveremo presto a 1400, 1500, da dove si vedranno partite sempre più di livello alto e sempre più interessanti. Ci vediamo domani per un altro video. Mi raccomando, iscrivetevi ragazzi se non l'avete ancora fatto. Ciao ciao!